Non so che dire. Non so che dire. Che vogliamo dire? Bravi loro perché non sbagliano i rigori, praticamente. E che vuoi dire? Perdere i rigori così ti lascia senza parole, punto, punto. Scusate se il video è scuro anche, ma non voglio luci, non voglio perché sono. Sarà mezz'ora più o meno che sto bloccato così, praticamente sul divano. Perso il sonno totalmente. Non mi sono goduto la cena perché comunque lì l'ansia continua della partita, le occasioni, quello e quell'altro, soprattutto dopo il pareggio del Siviglia. Quel rigore concesso e poi negato dal Siviglia, giustamente, ovviamente, quel presunto rigore per la Roma, insomma. Di che vuoi parlare della partita questa sera? Ma di che cosa vuoi parlare? Dell'arbitraggio? Tralasciando il fatto, il rigore, eccetera, eccetera, perché magari può essere anche un caso limite, no? Alcuni arbitri lo danno, altri arbitri no. È sempre lo stesso problema, la disparità di giudizio. Ma oltre questo, quello che mi ha fatto un po' innervosire di quest'arbitro è che comunque dei falli, cioè sin dall'inizio falli fatti dal Siviglia, nessuna ammonizione per quelli del Siviglia, i nostri tutti ammoniti, vabbè. Il secondo giallo alla mela, cioè se non ho visto male, se non erro, come fai a non dare, anche se è la fine della partita, ok, ma come fa a non essere secondo giallo quel fallo di Lamela, dopo la gomitata tra l'altro che aveva dato ad Ibañez? Cioè, vabbè, ma a parte questo, cosa vuoi dire alla Roma? Non puoi dire nulla sotto il punto di vista dell'impegno, perché comunque tutto ha dato dal punto di vista dell'impegno. Vai in vantaggio col Dybala, io lì non ho nemmeno esultato, vi giuro. Ho detto calma, calma, calma. È una finale, non abbiamo fatto nulla. Arriva il pareggio poi. Arriva il pareggio nel secondo tempo su cross, lì è deviazione di Mancini sfortunata, ahimè, purtroppo Mancini è un simbolo negativo in questa finale perché purtroppo risulterà come quello che ha fatto comunque, cioè si è fatto l'autogol, ha buttato la palla dentro ma nella porta sbagliata, e quello che ha sbagliato il primo rigore della Roma, primo dei due rigori, no? E arriviamo quindi a questi benedetti rigori. Poi la partita ovviamente che cioè, inizialmente una partita bloccata, nervosa, poi nel secondo tempo che okay, tiene più palla il Siviglia, la Roma che si schiaccia un pochino, poi alla fine squadre stanche, il palo del Siviglia nel primo tempo, la traversa della Roma alla fine, l'occasione di Belotti, insomma, una classica finale, con qualche occasione così, però ovviamente in alcuni tratti partita bloccata, perché nessuna delle due si vuole scoprire ovviamente. Peccato perché va in vantaggio e lì comunque potresti fare la partita che ti piace di più, ossia di attesa, ordinati, ripeto, il calcio è così, un cross in mezzo teso, bello, e lì Mancini è sulla palla, ma veramente cioè, la devi prendere o dritta per dritta, che è un calcio d'angolo, ma appena la prendi un po' sbilenca, te la butti dentro. E purtroppo così è stato, purtroppo così è stato. Quindi, oltre alla partita, che dire? Ai rigori, io non ho capito il perché del Mancini-Bagnez, uno dietro l'altro così, primo rigore Cristante, che lo segna bene anche se rischia un pochino, prima ancora c'era stato il rigore di Ocampos, ma i rigori del Siviglia perfetti, cosa gli vuoi dire? Tranne l'ultimo, quello di Montiel, che però è stato fatto ripetere, e già quello è un segno. Io là ci stavo ancora sperando, però poi nel momento in cui te lo fa ripetere, dico sì, ok, vabbè. Quando lo ripara un rigore questo? Quando lo ripara? Quello è un segno del destino che avrebbe dovuto vincere il Siviglia. Però vabbè, settima Europa League tra l'altro, quindi porco Giuda, lasciatecela una, no? Ce la potevate lasciare questa, però vabbè. A parte gli scherzi, insomma, ai rigori, ripeto, non capisco del perché Mancini-Bagnez, cioè Mancini, sì, ok di potenza, ma se batti di potenza, ma batti centrale, ma forte oppure alto sotto la traversa, cioè veramente rigoraccio, rigoraccio proprio, cioè lì proprio veramente con il paraocchi parti per prendere la ricorsa, o la Valo a spacca, ma anche un minimo comunque, no, di
di precisione, di accortezza, non lo so, qualcosa, forse pretendo troppo, non lo so, ripeto. E poi Bagnez, anche lui, sì, un po' sfortunato, prende il palo, la tocca a Bonu, però anche lì, ripeto, avevamo Wijnaldum, avevamo Belotti, avevamo El Shaarawy, forse erano designati come ultimi rigoristi, ma io sono sempre dell'idea, cioè i migliori li devi far tirare prima, secondo me, perché tu, cioè, in base all'impatto che hai con i rigori, poi anche gli altri ne risentono in positivo o in negativo. Cioè, non vedo altra spiegazione. O erano designati come ultimi, o se è stata proprio, cioè, o non se la sono sentita, cioè, nessuno di questi tre, ma non penso, o è stata una scelta designata e a quel punto, cioè, non la capisco, non lo so. Quantomeno, cioè, potevi far tirare un difensore e poi magari uno di quelli, insomma, un El Shaarawy, un Bove anche, non lo so. Ma due rigori, due difensori così di fila. Cioè, ancora non la capisco questa cosa. Non so nemmeno se abbia detto qualcosa Mourinho in conferenza stampa in merito. Non lo so, però. Cioè, che vuoi dire? Passi dal possibile paradiso all'inferno praticamente perché avresti vinto una coppa. Per il secondo anno consecutivo, saresti andato in Champions League da prima della fascia. Ricordiamo, se non erro, chi vince la Champions va in prima fascia poi nei sorteggi, tra l'altro. E invece ti ritrovi con una finale persa ai rigori, con l'umore veramente sottoterra, come è normale che sia in questi casi per tutti, e ti ritrovi o con l'Europa League o con la Conference League da giocare il prossimo anno perché è tutto in ballo ancora, tutto in ballo. Quindi diventerebbe importante anche se per certi versi nemmeno troppo, però vabbè, diventerebbe importante anche questa partita, ultima partita contro lo Spezia che tra l'altro si deve salvare. Quindi tu in che condizioni giochi questa partita poi? Domenica o sabato, quant'è? Quand'è? Cioè non so che dire. Senza parole, però di una cosa sono certo, perdere ai rigori fa malissimo, però non possiamo, cioè, possiamo rimproverare veramente poco o nulla in quanto a impegno, eccetera, eccetera, gran percorso, però fa troppo male, almeno al momento, troppo, troppo. Buonanotte a tutti.